Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Vi tengo ancora un po' in sospeso sull'argomento power building perché oggi voglio parlarvi di una full body. Leggendo il titolo potresti dirmi: ma come full body? La push pull leg, infatti, sembra essere la classica divisione in monofrequenza. Un giorno faccio push, un giorno pull e un giorno leg. Quindi un giorno incentrato a petto, spalle, tricipiti, un giorno dorsali, bicipiti, diciamo, e un giorno gambe. Come fa a diventare una full body? Perché parlo di multifrequenza? Ci sono due opzioni per renderla una buona scheda di multifrequenza in ottica ipertrofia. La sconsiglio in ottica forza, quindi oggi parleremo di una full orientata prevalentemente all'ipertrofia. Dunque, il primo e ovvio motivo per cui parlo di questa divisione in ottica multifrequenza è appunto che la push-pull leg è, secondo me, la perfetta split per chi si allena 6 giorni a settimana. Infatti facciamo push lunedì e giovedì, pull martedì e venerdì e facciamo gambe il mercoledì e il sabato. Perfetta multifrequenza che permette di concentrarci ogni volta su un singolo distretto muscolare. E permette un buon recupero prima di andare a rifarlo, perché faccio, che so, panca e complementari il lunedì e poi vado a fare magari panca inclinata e altri complementari di spinta il giovedì. Quindi da lunedì a giovedì recupero. Come organizzo una push-pull leg su 6 giorni? Beh, i giorni di push possiamo organizzarli magari uno focus petto, in cui faccio magari più esercizi orientati al petto e magari faccio solo isolamento di spalle e tricipiti, ovviamente poi. E il secondo facciamo magari lavori più sul piano inclinato barra verticale, quindi vado a fare panca inclinata, lento avanti e meno esercizi sul piano orizzontale, magari ne faccio uno solo, che so, il lunedì faccio panca, panca inclinata e croci. Mentre il giovedì vado a fare lento avanti, panca inclinata, manubri e dip, così ho dato priorità anche alla spinta sopra la testa. Il martedì faccio magari tirata orizzontale, quindi focus sui rematori e poche trazioni, mentre al venerdì faccio focus trazioni e magari un rematore soltanto, quindi farei 3 di cui 2 e 1 e 2 e 1. E poi ovviamente complementari bicipiti, eccetera. Stesso discorso per il giorno gambe. Un giorno faccio quad dominant, quindi orientato allo squat, e faccio magari un esercizio focalizzato sui posteriori, quindi magari faccio squat, leg press e leg curl. E il venerdì faccio il contrario, quindi focalizzo sull'hip dominant, sull'anca, quindi faccio stacco, facciamo una leg press o affondi più verticali possibili per dare più enfasi ai glutei e faccio un esercizio leggero per i quadricipiti, che può essere anche magari un multiarticolare pesante. Questa è la push-pull leg, permette di allenarsi, secondo me, al meglio per l'ipertrofia, perché permette una buona frequenza e di focalizzarsi bene su tutti i gruppi muscolari. Però, beh, non tutti possono allenarsi 6 giorni a settimana, quindi come faccio se voglio lavorare con questa su 3? Farla su 3 è infatti secondo me l'unica altra alternativa. Però come faccio a fare push-pull leg? Beh, basta trasformare questa split in una split full body, focus push, focus pull e focus leg. Semplice. Quindi un giorno vado a farmi i miei, come dicevo prima, classici 3 esercizi focalizzati sul petto. Quindi faccio, boh, panca inclinata, panca piana manubri e croci. E un esercizio di tirata, un esercizio di gambe medi, non pesanti, quindi non vado a fare squat, vado a fare magari degli affondi, dei rematori. Faccio il giorno pull in cui mi metto magari lo stacco se voglio, trazioni, rematori e un altro esercizio per la schiena, bicipiti. E il giorno leg vado a farmi il mio squat, leg press, esercizio di isolamento per i femorali che nessuno li fa mai. Un esercizio di tirata e un esercizio di spinta. E braccia, poi le metto ovviamente tricipiti nel push, bicipiti nel pull e niente, faccio magari polpacci nel giorno leg.
Questa è la push pull leg. È un'ottima scheda di ipertrofia, ribadisco, perché comunque permette di fare un buon lavoro sui vari distretti muscolari. Perché se faccio solo tre sedute, faccio un esercizio che so di spinta seduta, faccio un po' poco volume in ottica ipertrofia, idealmente, a meno che io non stia tanto tempo in palestra per tre sedute, quindi nessuno lo vieta. Ma utilizzare questa split invece permette di focalizzarsi bene sull'ipertrofia di ogni singolo distretto con richiami durante la settimana. Quindi è un ottimo metodo, secondo me, che consiglio di provare. È una via di mezzo tra monofrequenza, perché comunque c'è la giornata dedicata a un gruppo muscolare, a un settore, tra virgolette, e la multifrequenza, perché anche nella giornata del petto faccio schiena e gambe, anche se in modo medio. Anche nella giornata di gambe faccio petto e schiena, insomma. Si tiene sempre tutto il corpo allenato. Quindi, push pull leg, questo è il mio consiglio su come gestirla. Quindi, spero che il video vi sia interessato, spero di avervi dato, come sempre, qualche spunto utile per i vostri allenamenti. Se avete domande, appunti, considerazioni, eccetera, lasciate pure un commento e, come sempre, ci vediamo al prossimo video.